Terre degli Uffizi arriva a San Giovanni Valdarno con la mostra Masaccio e Angelico. La mostra, Dialogo sulla verità nella pittura, ha una doppia sede espositiva. Al Museo delle Terre Nuove è esposta una selezione di opere dedicate alla figura di Masaccio. Al Museo della Basilica, invece, il protagonista è Beato Angelico con la sua Annunciazione. Il tema è chiaramente quello soprattutto di Masaccio, quindi abbiamo la Madonna del Solletico e opere di artisti a lui legati, quindi ci sono opere di Mariotto di Cristofano, che era il cognato, di Masolino, sicuramente straordinario collaboratore che lavora insieme a Masaccio, abbiamo un disegno di ambito di Angelico, quindi in realtà sono opere straordinarie, generalmente esposte agli Uffizi, che raccontano il territorio anche di San Giovanni, perché comunque Mariotto di Cristofano, Masolino, suo fratello Scheggia, Masaccio sono in qualche maniera legati appunto al territorio di San Giovanni Valdarno. Per la Fondazione essere insieme agli Uffizi sui territori, in questo caso a San Giovanni, no? Casa dove è nato Masaccio, è una grande soddisfazione. Il contenuto artistico della mostra, che è un dialogo fra le opere di Masaccio e il Beato Angelico, lo è ancora di più. È evidente che questo è un viaggio che stiamo facendo con il museo italiano più importante per valorizzare i territori, e crediamo che questo investimento in San Giovanni Valdarno darà soddisfazione a tutti coloro che potranno parteciparvi, sia gli utenti che avranno il piacere di visitarla, che al territorio che ha il piacere e forse anche il dovere di promuoverla. Invito tutti i cittadini sangiovannesi, valdarnesi, tutti toscani e anche oltre i confini della nostra regione a visitare questa mostra, che sarà aperta fino al 15 gennaio del 2023.